18. Si è ripetuto questa mattina nella cattedrale di Napoli il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle 10.02 in un duomo insolitamente vuoto per la festa del santo a causa delle misure anti-Covid dal cardinale Sepe. Ad accogliere l'annuncio l'applauso dei fedeli presenti. Ci sono questi virus che serpeggiano nella società, come la violenza, le organizzazioni malavitose, la sopraffazione, le ingiustizie come la mancanza di lavoro e soprattutto quella disperazione che può cogliere soprattutto nei giovani, i quali si sentono un po' lontani da quel futuro che vorrebbero invece realizzare. Bene, San Gennaro è anche per questo, ci è vicino, perché noi possiamo sconfiggere il male fisico ma anche questi vari mali morali. Marzo, quando cominciammo a fare le prime analisi, ricordo che più di una volta, da allora fino ad oggi, ho parlato del rischio del contagio criminale insieme all'epidemia sociale ed economica. Quello più che un rischio è una certezza. Poi bisogna lavorare per evitare che le mafie e la mala politica, che spesso vanno anche insieme, approfittino di questa tragedia e quindi vadano a speculare sulla pelle della gente, in particolare dei più poveri. Questa è una grande battaglia democratica, non è che ci sono atti visibili in cui la camorra appare più vile, anzi se guardiamo l'ultimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, i rappresentanti delle forze di polizia hanno detto che i reati sono nettamente in calo. Io dico apparentemente nettamente in calo, cioè alcuni, quelli più visibili, sono in calo, ma le mafie in questo momento stanno lavorando in maniera invisibile e quindi per questo ci vuole un grande lavoro di intelligence, di prevenzione, di magistratura, di forze di polizia, ma anche sociale, istituzionale e politico. Quindi su questo la mia attenzione ovviamente da sindaco sarà massima. Ma un po' meglio rispetto a maggio, perché a maggio era completamente vuoto, adesso è sempre triste, però qualche persona in più si vede dentro e fuori. Il periodo non sappiamo quando finirà, è molto triste non potersi abbracciare in questo duomo. Io ricordo la calca fino a farti mancare il respiro, ma è meglio quella mancanza del respiro che la mancanza del respiro tenendo la mascherina addosso. Quindi si manca molto il rapporto umano, si vede anche dal volto delle persone, comincia a essere lungo il periodo di astenia dai comportamenti che soprattutto per noi napoletani sono assolutamente necessari, però questo è il tempo che viviamo, bisogna avere coraggio e pazienza e rispettare quelle regole necessarie che sono il distanziamento, la mascherina e l'igiene.